Siamo con Fausto Pizzo, dirigente della Pallacanestro Marsala. Avete avviato una collaborazione per i settori giovanili con la formazione di Tony Marino. Oggi la prima giornata di campionato. Come ha visto entrambi i giovani dalla vostra parte? Guarda, abbiamo iniziato questo rapporto che già c'è una conoscenza diretta con Tony Marino da diverso tempo. Abbiamo progettato di fare questo per far sì che i due gruppi giochino tanto, avendo diversi ragazzi che hanno 2000, 2003 e 2004 che possono giocare su questo campionato, e quindi abbiamo deciso di giocare con le due società e intraprendere il nostro rapporto. Le squadre giustamente sono alla prima giornata, devono crescere. Il campionato del 13 è un campionato che li proietta nei primi campionati della serie, delle categorie, in quanto lo scorso anno facevano esordienti, e questo è un buon banco di prova. Hanno giocato, si sono divertiti, perché la cosa più importante è divertirsi e socializzare, perché i giovani devono fare questo per allontanarsi da tutte le problematiche che ci possono essere fuori il parquet. E sono abbastanza contento di quello che hanno fatto entrambe le squadre. Quali altri segnali positivi ha avuto dal suo gruppo in questi giorni di avvicinamento al campionato di categoria? Credo che hanno acquisito un po' più di maturità rispetto allo scorso anno, in quanto lo scorso anno avevano fatto due campionati, sia quello esordienti che quello under 13, anche se non lo potevano fare in quanto di età minore, ma federativamente valido, e quindi adesso dopo lo scotto che hanno subito lo scorso anno hanno agito in maniera diversa, quindi con più piglio tecnico e più agonismo per tutte le gare che hanno fatto. Oggi si apre il primo capitolo della saga giovani del basket Mazara. Quale risposta hai avuto? La risposta, intanto, che oggi abbiamo fatto una festa, a parte la partita che comunque per me non fa testo, e abbiamo giocato contro il Marsala, che comunque è una società con la quale noi collaboriamo, una società che abbiamo fatto una forma di gemellaggio, giusto la prima partita siamo contro loro, e quindi per me oggi è stata una vittoria, è stata una promozione allo sport, e comunque alla fine siamo tutti contenti. Il vostro è un lavoro anche in ottica CSI, per dare forma anche alla squadra che, lo ricordiamo, ha iniziato il campionato del centro sportivo italiano? Sì, è un'ottica di formare una prima squadra, perché comunque i giovani hanno voglia e comunque devono avere uno stimolo per continuare, per andare avanti. Ho formato il CSI grazie ai ragazzi degli Under 21, Under 20 e Under 19, con qualche veterano, e quindi stiamo dando una continuità e anche una forma di crescita per i giovani, perché comunque guardando i campionati di prima fascia, di primo livello, si migliorano anche dal punto di vista di ottica.